visto una ragazza? Gonna Blu, no? No, ma sono senza accompagnatore se stai cercando compagnia. Ehi, hai visto una ragazza? Cos'è, una specie di imbonimento? Perché non mi interessa. Avete visto una ragazza qui intorno? Gonna Blu, capelli scuri. Ma guarda questo. Perché non ci dormi sopra, capo? Il profeta saprà anche come va a finire la sua biografia, ma io non riesco a pensare come iniziarla. A parte le storie da bambini che ti spacciano alla sala degli eroi, qualsiasi cosa precedente al battesimo è stata, e cito testualmente, lasciata sulla riva. Sto cercando una ragazza. E chi non la cerca? Ma le prime 30 pagine le riempirò rimaneggiando le scritture. Potrebbe portarci via di qui. Le cose stanno cambiando. La gente non sta più al suo posto. Non me ne parlare. Un orientale mi ha fermata per strada e mi ha chiesto l'ora. Come se niente fosse. Ci vorrebbe una legge. Credo che ci sia. Ah, questa sì che è vita. Mi mancano le spiagge vere. Sulle spiagge vere devi condividere l'acqua con tutti i tipi di persone. Quella gente non è igienica. Stupidaggine. Hanno malattie che non ti immagini nemmeno. Se non mi credi, fai un giro a Finkton. Ehi là! Ehi, scusa, signorina, Elizabeth! Ehi là! Oh, è meraviglioso! Vieni a ballare con me, DeWitt! Non ballo, forza, andiamo! Perché? Cosa ci può essere meglio di questo? Beh, che ne dici di Parigi? Parigi? Non capisco, come facciamo ad arrivare? Beh, dove sta andando quel dirigibile? Ma se vuoi restare a ballare... No, andiamo! Forza, muoviamoci! Dai, muoviamoci adesso! Sono all'aperto. È difficile da credere, ma è vero, no? Senti questo odore. Non ho mai sentito un odore del genere prima, e tu? Le spiagge che conosco io non hanno questo odore. Destra! Sinistra, vai, salti! DeWitt Comstock. Ho letto di lui. Dicono che possa prevedere il futuro. Dai a un uomo un po' di potere e vedi quanto gli piace sentir parlare di sé. Il suo aspetto non mi piace. Non le piace l'aspetto del profeta o il suo sguardo? Possiamo andare ora. Quasi un vero oceano. Sono un insieme di pompe complesse e raccoglitori di pioggia. Sembra che siamo ben messi in quanto a soldi, DeWitt. Quella caduta in acqua non ti ha fatto bene. Cercherò qualcosa che possa alleviare il dolore. Thank you.
DeWitt, qui! Dai un'occhiata. Ehi, sto cercando una ragazza. Dirigibile. Vado a portarci via di qui. Le cose stanno cambiando. Ehi là! Ehi, scusa, signorina, Elizabeth. Ehi là! Oh, è meraviglioso! Vieni... ballare con me, DeWitt. Non ballo. Forza, andiamo. Perché? Cosa ci può essere meglio di questo? Beh, che ne dici di Parigi? Parigi? Non capisco, come facciamo ad arrivarci? Beh, dove sta andando quel dirigibile? Ma se vuoi restare a ballare... No, andiamo. Forza, muoviamoci. Dai, muoviamoci adesso. Sono all'aperto. È difficile da credere, ma è vero, no? Senti questo odore. Non ho mai sentito un odore del genere prima, e tu? Le spiagge che conosco io non hanno questo odore. DeWitt Comstock. Ho letto di lui. Dicono che possa prevedere il futuro. Possiamo andare là. Quella caduta in acqua non ti ha fatto bene. Cercherò qualcosa che possa alleviare il dolore. DeWitt, qui! Uccello? O la gabbia? O forse l'uccello? Niente batte la gabbia. Ancora questi due. Ma come... fa lo stesso. Guarda, questi sono incredibili. Quale ti piace di più? Questo qua o questo? L'uccello è bello e la gabbia è tetra, ma ha qualcosa di davvero speciale. Non riesco a decidermi. Quello a destra. Sei sicuro? Sicuro. Lo adoro. Sorprendente, mi aspettavo la gabbia. Se ti irriti sempre così quando perdi, non lo faccio più. È solamente un cavillo. Oh mio Dio. Mio Dio. Per forza, chi altri potrebbe... Guarda. Fare questo? Tutto bene? Era casa mia. Dovremmo andarcene da qui. Andiamo. Non capisco. Com'è potuto succedere? Perché il profeta non l'ha previsto? Chissà cosa vede il profeta. Ci dice ciò che ritiene saggio dire. Dov'era Sandberg quando è successo? È la spada vendicatrice. Sembra che siamo ben messi in quanto a soldi, DeWitt. Assicuratevi di avere un documento d'identità fotografico da mostrare. Su quelle braccia, dita aperte, gambe larghe. Fermo così, ora rimanga immobile. Beh, io di là non ci passo. Ho quello che serve. Guarda questo. Andiamo. Ehi, sbirro, guarda questo. Sembra sospetto se chiedi a me. Va bene, stai buono, Pete. Vai a casa a smaltire la sbornia. Non vedo il motivo per fermare tutti. Questa dannata è chiusa. Hai sentito della statua? Ma cosa sta succedendo? Che stai facendo? Dovrebbero fumicare Finton e farò. Cosa ti sembra che faccia? Che sta succedendo? Fatto. Dove hai imparato a forzare le serrature? Chiusa in una torre con nient'altro che libri e tempo libero? Ti stupirebbe quello che sono in grado di fare. Devo svolgere ogni compito un minimo complesso. Oppure finiscono col lasciare tutto a pezzi e poi tocca a me pulire.
Salve, signore. Non mi presti attenzione. Solo qualche battuta, sa. Solo buffonate. A chi serve la concorrenza quando c'è la qualità? Ho trovato queste monete d'argento. Laggiù c'è un distributore. Potrebbe esserci qualcosa per rimetterti in salute. Probabilmente è una buona idea. La vostra governante si comporta in modo... sospetto? Fatele qualche domanda chiave. Come... La prima volta che vidi Columbia, il cielo era il più brillante e azzurro che ci fosse. Sembrava il paradiso. Ehi, signore. Poi vorremmo aiutarlo. Li conosco. Prima alla lotteria. Di facce bianche che ti fissano. Senza di lei non saremmo riusciti a scappare. Daisy diceva che sarebbe arrivato qualcuno come lei. Non è posto per lei, signore. Meglio che se ne vada o finiremo tutti e due nei guai. Oh, cos'è quello? Ecco qua, signorina. Zucchero filato qui! Prendetevi dello zucchero filato! È stupefacente! Com'è che non l'ho mai assaggiato? Non riesco a credere quante cose mi sono persa. Il duca pulisce il fucile di papà ogni domenica senza che gli venga chiesto. L'imbecille spara ogni pomeriggio, ma mette via il fucile sporco. Ricordate, ragazzi e ragazze, non siate imbecilli. Mi scusi, signore. Sarebbe un piacere offrirle un rinfresco. Grazie. Sei un duca o un imbecille? Il duca pulisce il fucile di papà ogni domenica senza che gli venga chiesto. L'imbecille spara ogni pomeriggio. Ma mette via il fucile sporco! Ricordate, ragazzi e ragazze, non siate...
Annabelle? Chiedo scusa? Annabelle, sono io, Esther. No, non sono Annabelle. Sei sicura? Mi chiamo Elizabeth. Ci conosciamo? Elizabeth? Non è un nome adorabile? Che cosa strana. Ultimo cliente. Il parco chiude. Il parco chiude, gente. Già, a queste scarpe farebbe bene una lucidata. Credo di non aver fatto molta attenzione. Sembra pioggia. Meglio la pioggia della neve. Immagino proprio di sì. Fai attenzione, ho appena spazzato. Avete dei crauti? Crauti? Direi di sì. Prenderò una porzione. Quant'è? Una moneta d'argento. Va bene. Chiedo scusa. Non lo so. Due biglietti per raggiungere il dirigibile First Lady. Un attimo solo, amico. Sì, ce l'ho. Come volete procedere? Sono un po' di fretta, amico. Ehi, signore! Si mette un bel vestito. Ricevuto. Ti richiamo quando avremo risolto il problema. Siamo pronti a eseguire. Fermi dove siete! Muovetevi! Cosa state facendo? Prendetela! Toglietevi di dosso! Sta lontano da me! Lasciatemi! Voglio uscire! Voglio uscire da qui ora! Sta lontano da me! Ho trovato queste monete d'argento. Laggiù c'è un distributore. Potrebbe esserci qualcosa per rimetterti in salute. Probabilmente è una buona idea. Ehi, signore. Vorremmo aiutarla. Venite a farvi fotografare con me. Annabelle? Chiedo scusa? Annabelle, sono io, Esther. No, non sono Annabelle. Sei sicura? Mi chiamo Elizabeth. Ci conosciamo? Elizabeth? Non è un nome adorabile? Che cosa strana. Ultimo cliente. Il parco chiude. Il parco chiude, gente. Già, a queste scarpe farebbe bene una lucidata. Fai attenzione, ho appena spazzato. Chiedo scusa. Avete dei crauti? Crauti? Direi di sì. Due biglietti per raggiungere il dirigibile First Lady. Un attimo solo, amico. Sì, ce l'ho. Come volete procedere? Sono un po' di fretta, amico. Ehi, signore! Si mette un bel vestito. Ricevuto. Ti richiamo quando avremo risolto il problema. Siamo pronti a eseguire. Mi scusi, può darmi una mano? Ma certo, signore. Scusi per l'attesa! Cosa state facendo? Prendetela! Toglietevi di dosso! Fermatelo!
uscire! Elizabeth! Sta lontano da me! Sparate per uccidere! Fatti su! Mettetelo all'angolo! Godardo! Scappi e nasconderti! Avetelo bloccato! Elizabeth! Conoscete potrebbe simpatizzare. Qualcuno che conoscete potrebbe avere certe propensioni. Il profeta vi esorta a restare vigili. E ora torniamo alla musica. È il nostro momento. Il falso pastore è qui. Il giorno non è preciso, ma la visione del profeta è stata convalidata ancora una volta. Dov'è lei? Ottimo. Deve essere preso vivo. Se morisse, l'uccello ci attaccherebbe. Aspetta, rimani dove sei! Non avrebbero nome. Allontanati da me! Torna qui! Chiuso quella gente. Non riesco a crederci. Sono tutti morti. Hanno ucciso tutte quelle persone! Elizabeth, io... Sei un mostro! Cosa pensavi che sarebbe successo? Eh? Cosa? Hai idea dei costi che certe persone hanno sostenuto per tenerti rinchiusa in quella torre? Credi che ti lasceranno andare via così, come se niente fosse? Sei un investimento. E non sarai al sicuro finché non sarai molto lontana da qui. Che cosa vogliono da me? Non lo so. Ma so che è l'ultima volta che mi faccio sorprendere. Fammi vedere la mano. Ciò che è successo prima non è ancora finita, vero? Non lo so. Ecco. Farò del mio meglio per rifornirti di farmaci. Se le ferite saranno peggiori, cercherò di mantenerti da questo lato dell'abisso. Il passaggio è sbarrato. Ora come facciamo a raggiungere il dirigibile? Vediamo se riesco ad aprire questa porta a mano. Trappola elettrica. A chi serve l'azienda elettrica? L'alternativa degli stupidi all'elettricità. Non sembra funzionare bene. Eccolo là, il First Lady. Sembra che si diriga al molo. E quello ci porterà a Parigi. Resta vicina. Sì, DeWitt. Chiamami Booker. Oh, va bene. Booker. Andiamo alla navetta o diamo un'occhiata al lungomare? Immagino che un posto simile sia pieno di cose che troveremmo utili. Il passaggio è sbarrato.
Ora come facciamo a raggiungere il dirigibile? Vediamo se riesco ad aprire questa porta a mano. Trappola elettrica. A che serve l'azienda elettrica? L'alternativa degli stupidi all'elettricità. Non sembra funzionare bene. Eccolo là, il First Lady. Sembra che si diriga al molo. E quello ci porterà a Parigi. Resta vicina. Sì, DeWitt. Chiamami Booker. Oh, va bene. Booker. Andiamo alla navetta o diamo un'occhiata al lungomare? Immagino che un posto simile sia pieno di cose che troveremmo utili. L'ora sta arrivando, dice. Sei pronto? Chiamiamo la navetta se vogliamo raggiungere il dirigibile. Questi sembrano essere i comandi per chiamare. Sembra che questo posto funzioni solo con la trappola elettrica. È chiaro. Dove diavolo potremo riuscire a trovarla? Guarda, vieni a vedere il futuro dell'energia nella sala degli eroi. Proprio comodo. Pastore si aggira per le strade della nostra bella città. Sopporterete la vergogna di permettere alle vostre mogli e figlie di cadere preda dei suoi intrighi? Oppure agirete? Agite per le vostre donne, agite per il profeta, agite! Siamo pronti per te! Riprenderà dopo una preghiera silenziosa. Questa la pagherai. Per le vittime. Ho trovato dei soldi, li vuoi? Al volo! Molte grazie. Oh, che diavolo! C'è qualcosa che non va. Niente di irreparabile. Devo rimettere in moto questo affare. Oh! Oh, è un'ape! Io li odio davvero! Ah, cavolo, uccidila! No, mi pungerebbe! Elizabeth! Ho un'idea migliore. Ma che stai facendo? Apro uno squarcio! Merda! Che roba è? È uno squarcio. Li aprivo sempre nella mia torre. Cos'è uno squarcio? È come una finestra. Una finestra su un altro mondo. Di solito sono noiose da morire. Un asciugamani di colore diverso, o tè al posto di caffè. Ma qualche volta vedo qualcosa di incredibile. E lo porto qui. È
Ecco. Buon Dio. Non è che hai anche un dirigibile da dentro? Non credo. Però c'è qualcosa. Io... Oh no! Chiudilo. Ci provo! Chiudilo! Non capisco davvero quello che ho appena visto. Ma sembra proprio una scorciatoia per farci ammazzare. Ma potrei aiutare? Posso gestire qualsiasi cosa arrivi. Fidati. Beh, come preferisci. Comstock piegò il ginocchio al cielo e della profezia squarciò il velo, vedendo un Eden volante beato, rinnegato dal mondo. E quando colpiremo, daremo una lezione a Cornelius Lane. So che tutti ormai... Figlio di puttana! A noi! Sta scappando! Lasciatelo fuggire! Forza! Ti ammazzerò! Lasciatelo riscoprire! Ok, ripensandoci credo che quei tuoi squarci possano essere utili la prossima volta che saremo nei guai. Lo squarcio deve esserci già perché possa usarlo. Non posso crearli dal nulla. Hanno bloccato l'accesso via navetta alla sala degli eroi. Sarà per via di quello che succede con quello Slate. Immagino che potremmo usare le Skyline sopra di noi. Dobbiamo solo trovare un modo per togliere di mezzo quel carico. Sarà davvero una cosa fantastica. Pensi che quel tuo occhio di falco potrebbe trovare delle munizioni in giro? Farebbero comodo in caso di guai. Ci vorrà un po' di impegno, ma farò del mio meglio. Skyline libera.
Questo chi è? Slate. A dire il vero lo conosco. Sembra che sia ancora bravo a farsi dei nemici. Booker, prendi il fucile. Randy, munizioni! Pare che abbiamo trovato il tuo vecchio amico Slade. Troviamo la trappola elettrica e via di qui. Munizioni, prendi! Prendi! Grande! Raro è l'uomo che prende posizione in nome di Dio e della nazione. Ma questo è il posto dove onore si dà agli eroi della nostra città. Il profeta padre Comstock, comandante del settimo cavalleggeri. Non ha mai comandato il settimo. Diavolo, non me lo ricordo nemmeno. Il caporale DeWitt provò il suo valore sul campo quel giorno. Che io sia... Slate! Sei tu? Sei sempre stato diverso, vero Booker? Non ti interessa la gloria. Senti, vedo che sei preso in una specie di pasticcio. Se ci lasciassi arrivare dove tengono questa trappola elettrica, noi poi... Quel soldato di latta, Comstock, ci vuole morti. Non moriremo per mano sua. Ci saranno guai. Ai miei uomini non resta che una scelta. Morire per mano di un soldato di latta o di uno vero? Vedi, Booker? Sei un killer! Che ti piace? Dacci solo la trappola elettrica! Se vuoi il vigor, Booker, fai morire i miei uomini da veri soldati. Ti aspettano Wounded Knee e Pechino.
Cercherò di tenerti rifornito di bende e munizioni, ma non abbiamo sempre i materiali giusti. Questo. La ribellione dei boxer. E cos'è successo? A Pechino? Ho messo a fuoco l'intera città con le mie stesse mani. Ma Comstock non la racconta così. Senza vergogna. Ci tradirono con la menzogna. Finché su... Oh, ho letto qualcosa. Comstock guidò le truppe di Columbia a Pechino. Comstock non c'era! I boxer si sono presi il mio occhio e 30 miei amici. C'è forse una lapide a ricordo di quel sacrificio? Verremo ricordati! Ho delle munizioni! Combatti da uomo! Al cuore dell'inferno! Qui! Grazie! Impegnatevi al massimo! Tutto qui. Lo vedi, signorina? Vedi l'uomo che Comstock vorrebbe essere? Un vero non soldato! Non voglio questo, Slate. Dammi solo ciò che mi serve. Lo farò dopo che tu avrai fatto lo stesso. Vieni a cercarmi tra i danzatori degli spiriti. Chi sono i danzatori degli spiriti? Wounded Knee vuole che andiamo all'altra esposizione. Senti i soldatini di latta di Comstock che vengono a farci tacere? Ma siamo noi, veri patrioti, la storia che non si adatta ai loro libri! Si è preso il merito di quelli veri. Il tuo accompagnatore, signorina, si è ammantato di gloria il 29 dicembre 1890. Cosa sta dicendo? Meglio se non lo sai. Tu c'eri. A Wounded Knee. Te lo leggo in faccia. Diglielo, Booker! Dille come attraversammo il campo di battaglia, come gli eroi di Sparta! Io sento ancora le urla. E Comstock. Ci siamo, uomini! Ecco il soldato di cui parlavo! Il tipo d'uomo che Comstock finge di essere! Ho detto la verità! Tenetelo bloccato!
rampa giusta? No! Favore, Booker. Li hai fatti morire come uomini. Non l'ho voluto io. Non ho niente contro questi uomini. Gli eroi non vogliono mai. Non ho mai detto di essere un eroe. Allora cosa sei? Se togli tutte le parti di Booker DeWitt che hai cercato di cancellare, cosa resta? Vieni alla rotonda. È quasi finita. Cosa intendeva, Slade? Cosa hai cercato di cancellare? Ora che sei fuori dalla tua, capirai che le gabbie hanno qualche vantaggio. Una scelta è meglio di niente, DeWitt. Non importa il risultato. Sì? Se ti svegliassi un giorno e ti rendessi conto che non ti piace cosa hai scelto? Ho quello che ti serve, Booker. Mi troverai oltre il monumento alla First Lady. Hai visto cosa ha fatto Comstock alla mia storia? Ora guarda come ha riscritto la sua. Il seme del profeta rimase nel ventre della sua amata per una sola settimana. Comstock è diventato padre. I miei libri non parlavano di bambini. È una grossa omissione. Non posso credere che sia un caso. Poi si ammalò e la Nostra Signora pregò per l'erede del profeta giorno e notte. Alla mia torre. Sentite, Daisy Fitzroy ha assassinato la mia amata. Non avrà anche l'infante. Non riuscirà a mettersi tra lei e la profezia. Il seme del profeta siederà sul trono e ricoprirà di fiamme le montagne dell'uomo. Sei la figlia di Comstock. No, non posso esserlo. Vuole che tu segua le sue orme. Beh, io voglio un cucciolo, ma non vuol dire che ne avrò uno. Chiusa. Elizabeth. Coloro che mi amavano, ero tra le anime più generose. Non c'era dolore che negassi loro, né tradimento che non dessi volentieri. E quando ebbi prosciugato i cuori di tutti coloro che mi amavano, il profeta disse: «Non c'è nulla che tu possa fare per cui non ti perdonerei. Perché Dio mi ha dato la vista e, attraverso i suoi occhi, anche tu sei amata». Io posso scivolare tra le sbarre, ma tu sei troppo largo. Lascia che vada avanti per vedere se c'è modo di proseguire. Guarda. È uno squarcio, qualcosa che posso portare qui. Un gancio da carico, proprio comodo. Sono come desideri che si esaudiscono. Va bene. Fallo. Fammi sapere se vuoi che porti qui quel gancio da carico. Credo che ci sia altro da dove è arrivato qui. Quando mi agito, gli squarci cominciano ad apparire. Booker, vedi quegli squarci? Possiamo usarli contro gli uomini di Slade. Quello squarcio ci farà arrivare più in alto, mentre quello ci darà una torretta. Metti la copertura. Prova quello! Torretta, presto! Oh.
l'animaletto di Comstock sa fare trucchi meravigliosi. Sai cos'hai per le mani, Booker? Basta così, Slate. Ci serve solo quel Vigor per uscire da Columbia. Lo prenderemo in un modo o nell'altro. Slate! Altri soldi. Booker, qui. Vedi se trovi quel Vigor trappolato. Danzarono tra i nostri gialla senza soldati in giro della nostra città. Uomini di latta, Booker, ecco come ci trasformerà Comstock. Cavi e meccanismi al posto di teste e cuori. Booker! Il signore giudica, io agisco. E ci ha rubato l'anima! Ora vieni a prendermi. E quando sarò morto, non rimarrà che la bugia. Dacci solo quello che ci serve! Tutta tua. Chiusa. Elizabeth! Faccio una prova. Fatto. Questo posto è stato saccheggiato. Niente trappola elettrica. Deve averla presa Slate. Guarda. Forse... Slate. È qui. Che cos'è? Le navi di Comstock. Viene per Slate. Slate ha ucciso per la propria nazione a Wounded Knee! Slate ha assaltato le porte di Pechino! Slate! Arriva Comstock, Booker! Ma non gli basteranno le nostre vite, oh no! Vorrà trasformarci in uomini di latta! Non glielo permetterò! Mi ha rubato il passato! Ma non avrà altro da me! Dacci solo il Vigor, non c'è bisogno di tutto questo! Forza, ragazzi! Vi aspetta una morte da soldati! Via, via! Fatto di carne! Servono munizioni! Ricaricando! Nervi, soldato! Non sei il Booker DeWitt che ricordo! Sei un uomo di latta! Uomo di latta! Attenti! Tutto quello che sai fare, soldato? Avanti, DeWitt! Non deludermi, ragazzi! Cos'è l'anarchia, se non un pugnale nella schiena del profeta?
la famiglia! Al volo! Grazie! Avanti! Avanti, DeWitt! Fammi vedere di che pasta sei fatto! Ancora finito, soldato! Devi andare fino in fondo! Falla finita! Sei un uomo di latta ora! Un uomo di latta! L'hai risparmiato. Non per pietà. Cattureranno gli uomini di Comstock. E mi hai fatto l'abitudine a uccidere più rapidamente di quanto crederesti. Quei Vigor sembrano molto potenti. Farò del mio meglio per mantenerti provvisto di sale. Grazie. Di Slate ti hanno colpito. Mi hai mostrato che alle volte bisogna fare ciò che serve per sopravvivere. Sopravvivere è una cosa, provare piacere nel farlo è un'altra. Booker. Senti, sembri una brava persona. Detto questo, meno sai di me, e meglio è. Un po' di contanti. Al volo! Va bene così.
qua! Non trattenerlo! Ottimo. State pronti! Fallo. Consegnati a noi! Fai quello che fai, questi squarci. Li ho sempre considerati delle porte. Quando ero più giovane non aprivo solo quelli che trovavo. Ricordo di averli creati. Creati? Potevo andare ovunque desiderassi. Ma volevo sempre tornare. Ma cosa? Com'è che fai? Qualunque cosa sia. Fallo adesso! Là! Davvero? E cosa hai imparato? C'è un mondo di differenza tra ciò che vediamo e ciò che esiste. Adesso! Sicuro? Laggiù, quello là! D'accordo.
Ti abbandonerà, mia dolce Elizabeth. Quando avrà ottenuto ciò che gli serve, ti lascerà sola. Cos'altro puoi aspettarti da un bugiardo e assassino di donne? Padre, profeta, chiunque tu sia, io me ne vado e non puoi fare niente per fermarmi. Oh, bimba cara, è qui che ti sbagli. Fallo adesso. Ma certo. Attiratelo allo scoperto. Mostra spina. Apri. Fatto. Ti ammazzo. Hai visto che succede? Apri! Aprenda il fuoco! Elizabeth! Fatto. Avanti! Ok. Grande! Apri! D'accordo! La mia mira è buona, perché il mio occhio è del profeta! Il Signore giudica, io agisco. È chiusa. Faccio una prova. Ecco. Quando eri svenuto sulla spiaggia, continuavi a ripetere il nome di una donna. Anna. Non ho voglia di parlarne. Io... mi dispiace, non avrei dovuto chiedere. Tu di dove sei, DeWitt? New York. Che cosa facevi là? Lavori come questo. Niente che valga la pena mettere su un curriculum. Per fortuna sei arrivato al momento giusto. Come pensi che sia finito qui? Ho giocato d'azzardo e ora devo dei soldi a uomini con cui è meglio non avere debiti. Sono qui per pagare. Farti scappare cosa pensi che fosse? Carità? Chi ti ha mandato? Qualcuno disposto a saldare il mio conto in cambio di te. Prodotti testati sui carcerati per la vostra sicurezza.
pubblicità! Continuate a sparare! Munizioni, prendi! Quindi, pare che ti chiamino falso pastore. E che tu sia l'agnello. Cerchiamo di non chiamarci così. Mi sta bene. Come pensi abbiano fatto a sapere che arrivavi? O hanno un profeta che sta dalla loro parte. O chi mi ha ingaggiato ha anche scritto i cartelli. Perché? Non lo so. Servono soldi? Booker, qui. Molte grazie. Stai bene? Voglio vedere Parigi. Voglio vedere tutto. Quello dipende da te ora. Non c'è nessuno... Un momento, cos'è quello? 40 nord per 74 ovest. Non è Parigi, è New York. Come fai a saperlo? Nella torre il tempo non mancava di certo, DeWitt. Tempo per studiare cose come la geografia. Avevo un debito. E un tizio si è offerto di annullarlo in cambio di te. Forza. Forza, andrà tutto bene. Perché non ti giri e parli con me? Possiamo sicuramente... Fresca e servita, questo è sveglio. Quindi sei tu il falso pastore di cui si parla così tanto. Hai combinato un bel casino alla lotteria. Sei la Fitzroy? L'unica. Non ho problemi con te o coi tuoi vox populi, ma il dirigibile da cui mi fai penzolare è mio e ne ho un terribile bisogno. Davvero? Perché a me sembra proprio il dirigibile di Comstock. Senti, non sto cercando lo scontro. Lo scontro c'è già, DeWitt. L'unica domanda è, tu da che parte stai? Comstock è il dio dell'uomo bianco, dell'uomo ricco, dell'uomo spietato. Ma se credi nella gente comune, unisciti ai Vox. Se credi nella gente giusta, allora unisciti Voglio ai Vox. Voglio solo il mio dirigibile. E i Vox te lo daranno. Ma prima devi essere tu ad aiutare i Vox. Giù a Finkton c'è un armaiolo che può procurarci le armi per sostenere la causa. Prendi le nostre armi e avrai il tuo dirigibile. Meglio trovare Elizabeth prima che se ne vada. La lamentela più comune che sento dai lavoratori è che sono infelici della loro sorte.